vernice bianca acrilica, viene data. Questo è il carton plaster, questo è il davanti dove ci saranno tutte le nuove vetrate e questo è la parte dietro. Le gabbie poi andranno all'interno, posizionate all'interno. Appena do un'altra verniciata e poi applicherò i vetri dalla parte interna e poi dietro ai vetri appunto la gabbia. Diciamo che questa è la parte più difficile del progetto. Sempre in carton plastico si stanno creando tutte le varie linee per creare il tetto. Devo dire che il carton plastico mi sta dando delle grandi soddisfazioni perché si modella molto bene. Finale del lavoro con il carton plaster si creano le varie sbarre posizionate alla stessa distanza per creare la veranda esterna. Il carton plaster è incollato con la vinavile e poi con colla spray per renderlo più rigido e poi una mano di vernice bianca.